Pubblico delle grandi occasioni al sesto appuntamento del trofeo Abarth Serenia, disputato sul circuito romano di Vallelunga e concomitante con la quinta manche dell'Italian F4 Championship Powered by Abarth e con la finale della Coppa Abarth Classic Serenia. Una grande festa dello Scorpione che ha vissuto intensi momenti agonistici e di aggregazione tra gli appassionati Abarth. Dal punto di vista agonistico, lo spettacolo non è mancato nelle due gare del trofeo Abarth Serenia, con le Abarth 695 Assetto Corsa Evoluzione e le Abarth 595 OT, protagoniste di entusiasmanti sfide che hanno premiato l'italiano Cosimo Barberini, autore di una doppietta che pone una seria ipoteca sulla conquista del titolo. Il suo vantaggio sullo svedese Joachim Darbom è di 41 punti, ma la matematica consente al suo avversario qualche possibilità. In gara 1 Barberini ha preceduto lo svedese Joachim Darbom e il finlandese Juuso Pajuranta in una corsa resa ancora più spettacolare dalla pioggia, ripetendosi nella seconda manche davanti a Campani e al turco Kara. Successo italiano anche nella categoria riservata alle Abarth 595 OT, nella quale Biagio Caruso riusciva a sopravanzare il leader della classifica del campionato, il portoghese Manuel Fernandes. Questa è la cronaca delle due spettacolari gare. In gara 1 la pole veniva conquistata da Barberini che al via, venuto lanciato dopo alcuni giri dietro la safety car per via della pioggia, si faceva sorprendere dapprima da Pajuranta e poi da Darbom. I due giovani scandinavi riuscivano ad allungare mentre la lotta per il quarto posto si accendeva con Timur che tamponava Campani. Al quinto giro il leader Pajuranta usciva di pista riuscendo però a rientrare in gara, ma perdendo due posizioni. Al comando balzava così Darbom, pressato da Barberini. Nell'ultimo giro i due si giocavano il tutto per tutto con sorpassi e controsorpassi fino a quando l'italiano riusciva ad avere la meglio. Terzo concludeva Pajuranta, autore del giro più veloce, mentre la lotta per il quarto posto premiava il turco Kara davanti a Campani. Successo italiano anche nella categoria riservata alle Abarth 595 OT, nella quale Biagio Caruso riusciva a sopravanzare il leader della classifica del campionato, il portoghese Manuel Fernandes. In gara 2, con la griglia formata dall'inversione delle prime 8 posizioni della prima manche, Monetti riusciva a mantenere la testa insediato da Appelquist, mentre Pajuranta andava in testa a coda al Cimini. Appelquist superava Monetti nel secondo giro, inseguito da Campani, Kara e Barberini. Quest'ultimo riusciva a raggiungere il terzo posto e nelle successive tornate a inserirsi nella lotta per il primato tra Kara e Appelquist, con Campani vicino a formare un quartetto molto compatto. Kara riusciva a guadagnare un certo vantaggio, mentre alle sue spalle Barberini riusciva a superare Appelquist. Al sesto giro l'italiano superava anche Kara, portandosi al comando. Alle loro spalle Timur urtava Darbom, che andava in testa a coda. Nell'ottavo giro Campani superava Kara raggiungendo il secondo posto che gli permette di avvicinarsi in classifica a Darbo. Sì, il risultato veramente importante, fine del campionato, ci rimane solo l'ultima gara in Mugello e se non erro più di 20 punti di vantaggio sul mio inseguitore che è Darbo, quindi è andata veramente bene, sì. Prossimo decisivo appuntamento al Mugello, sabato 15 e domenica 16 di ottobre.